In sostanza la norma dice che il nuovo calcolo si farà solamente tenendo presente il valore venale del terreno, cioè non il valore che è stato pagato dal comune nelle aree per 30 anni fa. Come il valore di mercato attuale? Con il valore di mercato attuale. La mistificazione del comune. Quindi oggi fa una speculazione, tra virgolette, un guadagno pazzesco. Quel terreno, allora uno potrebbe dire, potrebbe fare la retrocessione il proprietario per dire no, ma se oggi vale questo. Infatti uno questo lo sa più ora, no? Ma si scherza. Allora, la dimostrazione che il comune non è obbligato è che altri comuni in Italia hanno questo nuovo parametro, in questo momento in particolare, addirittura in passato, sempre altri comuni che non di centrodestra, ma di centrosinistra, tipo Reggio Emilia ed altri, hanno addirittura non aggiornato questo valore all'Istat, quindi può per venire incontro alle esigenze di allargare il più possibile la possibilità di fare il riscatto. Da parte delle famiglie, cioè si parla di aree, per farvi un esempio, in Inghilterra c'è cioè la formazione di Inghilterra, quindi questi palazzoni mostruosi con un valore molto allucinante, cioè in sostanza una persona che già ha comprato i muri si deve ricomprare la casa, in sostanza. Questo è il, qualche cifra ce l'avete? Io ho un esempio di riferimento con questo target. Paola. Che è riferito al petto di via Rosellana, che sarebbe la 167 nota per capirsi, di via Ungheria, via Inghilterra, quelle vie lì, dove un signore che aveva fatto calcoli a 10.000 euro, presentando però domanda dopo l'entrata in vigore del sviluppo, si è visto invitare una lettera dal comune dopo la pubblicazione della delibera, che a 10.000 euro circa porta questo valore di riscatto a 35.000 euro. Questo è un caso di cui ho anche fogli soldi. No, ma se si sa pure che la sociale di qui allora, non è vero come ha detto qualcuno anche in commissione, c'è il pericolo di danno erariale e la Corte dei Conti intervenga, non è assolutamente vero, perché la Corte dei Conti a Sezioni Unite nel 2011 disse, cioè proprio a statuita a Sezioni Unite, quindi c'era questo conflitto nel 2011. Nel 2011 aveva stabilito che il principio generale doveva essere facilitare l'accesso dei cittadini al riscatto. Quindi questo comune ha già violato questo principio sancito dalla Corte dei Conti, perché triplicando il valore non faciliti certo l'accesso al riscatto. E secondo, equità, cioè garantire equità cioè di trattamento, perché se io dalla sera del 12 luglio del 2011 pago 10.000 euro e la mattina del 13 pago 35.000 euro, non ho garantito sicuramente nulla. Quindi c'è il comune non solo, in questo caso, come un altro aspetto contabile, non solo c'è, ha fatto questa disparità di trattamento, ma non ha seguito i criteri che erano stati indicati dalla Corte dei Conti e Sezione Unite. Altro aspetto importante, il bilancio. Il comune aveva messo a bilancio, e questa è una dichiarazione affatto festeggiata, circa 650.000 euro. 650.000 euro di introiti da questi, cioè io non so obiettivamente quantificarlo. Però a bilancio di quest'anno, la cifra non la so quantificare oggettivamente, però basta fare due conti. Se da settembre ad ora hanno fatto un solo contratto e hanno 100 domande depositate, è ovviamente altamente probabile che faranno loro un danno al bilancio della casa comunale, perché non riusciranno a fare i contratti e a rispettare la previsione. Ora è chiaro che l'aspetto che poi Panettone anche sottolineato è proprio questo, cioè quello del bilancio, cioè loro volevano far cassa. Posso finire un attimo il discorso, che passo la parola.
questo aspetto è veramente importante. Ma cosa sempre sul bilancio? È veramente importante questo aspetto. Si fanno danno per loro stessi, ovviamente, perché non hanno soldi. Ma questi soldi sono soldi vincolati. Cioè, è una posta praticamente del bilancio vincolata, questo lo dice anche i vari TAR e anche la Corte dei Conti, cioè quello che ti introiti con questo tipo di contratto, ripeto, è un diritto facoltativo, cioè, soggettivo del proprietario, cioè di colui che ha questo diritto, è un diritto, cioè puoi aderire o non aderire, il comune è obbligato a sottoscrivere il contratto, ma il cittadino ha una facoltà di farlo o di non farlo. Però essendo una posta di bilancio vincolata, quello che te incameri, diciamo, con questi soldi dei contratti, con il prezzo del riscatto, sei obbligato a usarlo per la costruzione di alloggi. Quindi niente, o a battere i debiti, esatto, o a pagare i debiti. Quindi a questo punto, di fatto loro hanno fatto un danno due volte per se stessi. Ma mi pare degli ultimi almeno sei anni, non soltanto per il comportamento tenuto facendo mancare il numero legale, peraltro facendo sparire dei consiglieri tra un appello e l'altro, a distanza di 5 anni, come ha detto Cristina, giustamente la maggioranza, questa non è una sottilità, la maggioranza però anche perché altre volte sulle mozioni, quando non erano d'accordo e quando ritenevano poter in altro modo avviare a quello che si proponeva, comunque sono venuti al consiglio, ci hanno detto la pensiamo in modo diverso, votiamo contro, potevano venire a votarci hanno scelto di non venire, che come direbbe il presidente Maras quando ha commentato la Corte Costituzionale sulle province, peggio di decidere per l'abolizione delle province e non decidere, in questo caso peggio di decidere per mantenere la triplicazione dei costi di riscatto della rete e non decidere, perché questo significa che loro hanno assunto un atto di indirizzo che non hanno nemmeno in giunta, che non hanno il coraggio di sostenere in consiglio, perché infatti parlavo di vigliaccheria ma allo stesso tempo di inadeguatezza, perché il problema non è soltanto non essersi presentati qui oggi dopo averci dato appuntamento, perché informalmente ci si può anche dire tra di noi come succede sempre, ragazzi non si viene oggi pomeriggio, lo facciamo spesso, si evitava tutti, si andava tutti via e si sapeva che si faceva. No, si è fatto l'appello con dei consiglieri, che sono peraltro accreditati quali prossimi assessori, che sono presidenti di commissione consigliare, sono rappresentanti istituzionali dentro questa sede, che dovrebbero garantire il funzionamento istituzionale dell'organo e che quando hanno visto presidente Mascagni, quando ha visto che si raggiungeva il numero legale è sparito, rimanendo il cappotto qui, peraltro non ci sa la foto del prima e del dopo. Ecco, allora, e questo dovrebbe non vale. Capotto non vale. Onore al merito del consigliere Tinacci, che comunque ha garantito la presenza del consigliere Cosi, però c'è un problema, quindi non è soltanto questo atto scorretto di vigliaccheria così, è anche, dicevo doppio, relativo a questa delibera, perché questa delibera, di cui purtroppo mi manca l'altra pagina, perché generalmente non aspettavo, pensavo fosse pubblicata oggi, per una sua parte d'altra, non assume iniziativa politica. Questa delibera non fa altro che prendere la questione, ridarla al gruppo tecnico che o era, non era sobrio quando l'ha fatta questi punti a settembre, per cui non si vede perché dovrebbe cambiarla tecnicamente oggi. Un intervento della Giunta invece doveva fare un'altra cosa, procrastinare i termini di entrata in vigore delle nuove tariffe, dando tempo alle persone di presentare domande, di ripresentarle se avevano lasciata decadere. Invece in questo modo non si fa altro che dire al gruppo tecnico trovate una soluzione
una soluzione che il gruppo tecnico, se l'ha deciso 3 mesi fa, sarà difficile, la trovi significativamente diversa rispetto a quella che hanno già trovato. E in 10 giorni, tra l'altro, quello sicuramente, ma è per questo che si parla di 10 giorni, perché il 30 è l'ultimo giorno possibile per l'assestamento, dopodiché non si fanno più variazioni di bilancio, quindi succede che 10 giorni, io presumo dall'immediata visibilità, quindi questo è del 20 e il 30 di novembre, ma o c'è una variazione di bilancio sulla base di questa proposta, oppure no, non si può più fare. Però è significativo, no, anche una variazione anche nelle modalità di calcolo, variano delle introiti meno, oppure no, ma non necessariamente una variazione, perché se te pari le modalità di calcolo, ma a quel punto ti partecipano più persone rispetto a quelli, se io oggi dico alle persone nei prossimi 10 giorni le tariffe rimangono uguali, chi ci avesse questa idea così, anche di oltre quei 100 l'avevano già presentato domanda, incassi di più, quindi magari è l'entrata che la devi fare più alta, la variazione, però e l'entrata va sempre bene, il problema è l'uscita, è il secondo perché e basta, allora in sofferenza istituzionale, eccetera, eccetera. In realtà, a mio parere, il problema era l'ultima mozione, non erano quelle del Gori. Perché quelli del Gori hanno votato contro senza nemmeno prendere la parola e senza nemmeno fare dichiarazioni di voto, semplicemente spingendo un bottone rosso, e quindi non hanno avuto nessuna difficoltà contro le mozioni del Gori, senza dare nemmeno la dignità a un consigliere comunale di poter capire perché. Mi dice no, cioè, poi il censimento degli immobili sfitti e la manutenzione straordinaria delle condutture della comunità. Ma la cosa grave, cioè, stiamo scherzando. Esatto, con tutta l'alluvione e tutte le vie, quello che ho detto io prima, cioè con quello che è successo a Grosseto. Quindi voglio dire, non è che parlava di aria fritta a Gori. Però io credo che tutto questo, questa sorta di movimento anti-Gori che oggi apparentemente si è creato, credo che avesse però un altro scopo differente, certo, che era quello di non pronunciarsi sull'ultima mozione, perché su quell'ultima mozione probabilmente qualche difficoltà c'è, tanto che io l'ho detto anche in commissione, in commissione te eri presente, l'hanno detto anche i consiglieri di maggioranza, uno dei problemi che saputo c'erano dei questa maggioranza continua a fare in questo modo, fa le cose, cioè parte, lancia e resta, fa una cosa, fatti amministrativi, fatti amministrativi, dimensionamento scolastico, però un salto di qualità c'è stato, quelle casette dell'acqua, poi dopo, perché rispetto alla mozione sulle cifre delle unioni civili votarono 3 modi diversi, sì, almeno sono questi sono questi bisogna una quota l'hanno trovata, però questa azione ormai da mesi funziona così, si parte, lancia e resta, si fa la grande riforma delle riforme, la rivoluzione, ho sentito a volte dichiarare dall'assessore, perché gli atti rivoluzionari sono quelli che poi alla fine danno fastidio e scontentano, e questi grandi atti rivoluzionari vengono fatti a cuore in 2 o 3 giorni, dopodiché naturalmente scontentano, a quel punto allora qualcun altro della maggioranza prende la parola o esce sul giornale o dice no, ma correggeremo, faremo, rivedremo, vedrete che poi alla fine, eccetera, eccetera. Naturalmente c'è che si sente bene anche all'interno della maggioranza su certe cose, allora si fa una delibera come questa, che fra l'altro è stata portata in commissione con un testo un po' diverso, adesso io l'avevo con un testo cambiato, il dirigente ha parlato di verifica di correttezza e legittimità del procedimento amministrativo, tant'è che io sono un po' saltata sulla sedia, nel senso ho detto ma come voi oggi voi oggi vi ponete il problema della correttezza e legittimità di un atto amministrativo che avete fatto un mese fa, ma siamo impazziti, l'assessore mi ha risposto dicendo no guarda che noi non stiamo parlando di correttezza e di legittimità. Io ho detto ma l'ha detto il dirigente, dice sì l'ha detto il dirigente, ma nella delibera non c'è scritto, verificando la correttezza e la legittimità del procedimento, non sanno nemmeno se questo procedimento è legittimo, se è corretto, se è legittimo dal vista dei diritti, e poi in un giusto caso.